CF Informatica, vendita ed assistenza di computer e smartphone. CF Informatica permuta il tuo vecchio PC e il tuo smartphone. CF Informatica effettua anche il recupero dati cancellati e creazioni siti web. CF Informatica è centro autorizzato Aria, 3, Team, Telecom, Vodafone e Linkem. CF Informatica è anche vendita cartucce e toner per stampanti, per ufficio e privati. CF Informatica è centro installazione e impianti di videosorveglianza e impianti di illuminazione a LED. CF Informatica in via Lanza ad Ortanova, telefono 0885 79 13 17. CF Informatica, la soluzione tecnologica alle tue esigenze. Amici di 5 Reali City Web TV, benvenuti al campo comunale Scirea di Stornarella, dove sta per avere inizio la seconda giornata del campionato di terza categoria, girone A, con le due squadre che si affrontano quest'oggi qui al comunale, ovvero il Sant'Agata, che avrebbe dovuto giocare in casa, e lo Stornarella Calcio. Dico avrebbe dovuto giocare in casa perché per indisponibilità del campo della formazione del subappennino si gioca qui a Stornarella, quindi Stornarella in completo rosso, Sant'Agata con maglia blu e bordi gialli. Appena iniziato intanto il minuto di raccoglimento disposto dalla Federcalcio quest'oggi su tutti i campi calcistici di Serie B, Lega Pro, Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda, Terza e Settore Giovanile, in ricordo della strage di Parigi. Partiti. Matteo Latronica, la battuta, poi la conclusione, pallone che finisce fuori, il gol del 2-2. Tanto il pallone in mezzo, attenzione, con il gol siglato da D'Alto, Stornarella in vantaggio, anzi il gol è stato segnato per la precisione da Morgatico. Quindi Morgatico porta in vantaggio lo Stornarella, 1-0. Tanto la conclusione, il pallone fuori. Attenzione qui, pericoloso il Sant'Agata con il pallone in mezzo, lungo, che riparte con Camarchia. Il lancio da parte di Camarchia a cercare l'inserimento da parte di Cappiello. Cappiello da solo davanti, ancora Cappiello. Cappiello poi chiuso, calcio d'angolo. Battuta col pallone in mezzo, attenzione, svirgola qui la difesa del Sant'Agata, poi riesce Cupo, intercettato ancora per Cappiello, prova a inserirsi Cappiello, la conclusione, pallone fuori. Maurizio Cappiello in aria, intanto la battuta di Latronica, pallone alto. Camarchia, ancora Cappiello, attenzione Cappiello, prova a mettere questo pallone in mezzo, interessante, poi l'uscita da parte del portiere Cupo che spazza via. Cappiello prova a inserirsi ancora lo Stornarella con la conclusione, la parata di Cupo, attenzione Morgatico, poi viene pronto Morgatico che tocca il pallone, se lo porta avanti, attenzione, pallone messo in mezzo, qui Cupo, pallone finisce fuori. Attenzione qui ancora Cappiello, conclusione, pallone fuori di poco, il gol degli ospiti. Non siamo riusciti a mostrarvi purtroppo per un problema tecnico, quindi il pareggio del Sant'Agata. Cambio con Bozza che entra in campo al posto di Edmondo Baccari, lancia avanti il pallone la formazione, attenzione messo giù qui Cappiello e c'è il giallo. Calcio di punizione affidato alla Tronica, pallone in mezzo, attenzione, finisce qui il primo tempo, 1-1. Ooh, baby, ooh, you, yeah. I see your cherry lips,
inizia la ripresa con un cambio fuori d'alto, dentro Fiorilli. Partiti questo pallone, la conclusione da parte di Latronica, pallone fuori. Cappiello prova a scambiare con Bozza, Cappiello, conclusione, pallone alto. Con questo pallone messo in mezzo, attenzione, qui la possibilità a Bozza che gira il pallone, Camarchia, parata da parte dell'estremo difensore ospite dalla formazione di casa, che lancia questo pallone in avanti, attenzione Cappiello, prova a servire dall'altra parte ancora Marchi. Qui ancora la conclusione da fuori, pallone alto. Sostituzione intanto per mister Pino De Martino, fuori Mario Morgatico, autore del gol del vantaggio, dentro il bomber Giuseppe Pelullo. Intercetta. Attenzione qui Chinni con Festa che esce di piede per la conclusione. Attenzione Festa, riesce a mettere il fallone. Attenzione. Conclusione. Attenzione. Qui con lo Stornarella in avanti, pallone messo in mezzo, prova ad arrivarci Cappiello, la battuta, pallone finisce dalle parti di Pelullo, conclusione. Il successo, intanto attenzione, qui lo scambio tra Pelullo e Cappiello, ancora Pelullo, la conclusione di Pelullo, gran gol, Giuseppe Pelullo, gol alla Pelullo, gran gol. Rimessa laterale, pallone in mezzo, attenzione qui ancora Cappiello, la chiusura, ancora lo Stornarella che prova ad entrare in aria, finisce giù, c'era il rigore, non ha segnato il direttore di gara. Pallone intanto in mezzo, attenzione qui Ferragonio, conclusione, pallone ancora qui Sant'Agata che prova a mettere in mezzo questo pallone, attenzione qui Chinni, chiuso. Calcio di punizione battuto, pallone in mezzo, attenzione qui ancora con la chiusura. Pallone lanciato in mezzo, attenzione qui l'anticipo dalle parti di Bozza, poi la parata. Adesso prova a far salire i suoi, ancora Pelullo, Pelullo in mezzo a due, Pelullo poi chiuso. Attenzione, attenzione. Espulso Pelullo, portare la calma, reazione di Giuseppe Pelullo. Bozza che era entrato nel primo tempo, dentro Giuseppe Di Pasquale, battuta da parte di Benvenuto, pallone in mezzo, ancora si gioca con il Sant'Agata, conclusione col pallone che prende l'incrocio dei pali sulla conclusione da parte di Sanzaro. Attenzione con il pallone dalle parti di Chinni, pallone alto sulla traversa. D'attacco. Attenzione qui lo scambio, pallone che finisce fuori, poi esce l'estremo difensore ospite. Attenzione qui, intanto arriva il triplice fischio e lo Stornarella Calcio vince la sua prima gara in questo campionato, prima vittoria assoluta per la nuova società di Stornarella, che quindi festeggia grazie ai gol siglati prima nel primo tempo da Morgatico, poi il pareggio degli ospiti e il gran gol di Pelullo, poi espulso, quindi 2-1 per lo Stornarella Calcio. Andiamo negli spogliatoi per ascoltare i protagonisti. Pasquale Ciccone, una giornata storica per lo Stornarella Calcio, prima vittoria assoluta della prima squadra e un settore giovanile che sta andando davvero alla grande, vero? Sì, oggi diciamo che abbiamo iniziato con la terza, con la prima vittoria a vincere, quindi sono molto contento sia per i ragazzi che dalla metà di agosto si allenano, sia per la società e sia per mister De Martino che sta facendo grandi sacrifici con i ragazzi. Per quanto riguarda il settore giovanile, tengo a sottolineare e a ringraziare oggi
tutti coloro che ci hanno dato una mano per far sì che abbiamo affrontato una trasferta molto lunga a panni di 100 km con i ragazzi dei giovanissimi. Abbiamo portato 20 ragazzi del posto più qualcuno di Ortanuva e tengo a ringraziare appunto anche i genitori che ci hanno dato una mano, perché la nostra società vive di cose semplici, di volontariato, di aspetti sociali, e quindi ringrazio il signor Potenzi, il signor Pistillo e altre gente, Felice Sebastiano, che ci ha dato l'opportunità di fare questa grossa trasferta, e i ragazzi che alle 8 stamattina sono partiti per fare questa lunga trasferta. Ecco, come sta andando a proposito del campionato? Oggi è stata la seconda partita, però la prima l'abbiamo persa con il Cosmano che non faceva classifica. Oggi abbiamo vinto 10-2 con il Bovino a Panni. Gli allievi hanno pareggiato la prima a Foggia 1-1 e oggi purtroppo hanno perso 3-2 in casa col Cerniola, facendo comunque una bella partita. Ecco mister, tornando alla terza, dove può arrivare questa squadra? Noi al mister abbiamo chiesto solo di formare un bel gruppo di ragazzi del posto. Il nostro obiettivo è cercare di entrare in zona playoff, però non abbiamo dato assolutamente al mister pressioni eccetera. L'importante è che viene valorizzato il prodotto locale. Ecco, a fine partita, tra l'altro, a proposito di locale, tanti tifosi, è stata una bella festa. Assolutamente sì, tanti tifosi, bella gente, e soprattutto ci tengo a sottolineare l'ospitalità alla squadra avversaria, che deve essere questa una delle nostre prerogative. Si fa la partita, nel campo si cerca di vincere, di battagliare, eccetera, però finisce la partita, finisce tutto in un clima di festa come è stato oggi. Questi sono i valori dello sport che noi cerchiamo di inculcare. Carlo Camarchia, davvero uno dei migliori in campo, quest'oggi hai dato tutto, vero? Sì, oggi abbiamo dato tutto, è stata una bellissima partita, volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti. La volevamo noi la vittoria, la voleva la squadra, la volevano i tifosi, la società, che ci tenevano tanto, e ci siamo riusciti. Quanta soddisfazione giocare con la maglia della tua città? Tantissima, ci tenevo tanto, la gente mi ha dato tanta soddisfazione, mi ha cercato e ogni partita do il massimo. Ecco, dove pensi possa arrivare questa squadra? Questa squadra può arrivare davvero in alto, solo che ci vuole tanto sacrificio. Senza sacrificio non si va a nessuna parte, ci vuole tanto allenamento, perché a prescindere dalla categoria, anche se facciamo una terza categoria, dobbiamo dare il massimo. Abbiamo sentito molte urla a fine partita, avete festeggiato alla grande gli spogliatoi? Sì, abbiamo festeggiato alla grande perché ci tenevamo appunto a questa vittoria. Un grazie ai nostri tifosi, perché sono davvero il nostro 12° uomo. Maurizio Cappiello, qualche anno fa hai segnato un gol importante, hai portato lo Stornarella per la prima volta in seconda categoria, quest'oggi sei stato protagonista della prima vittoria assoluta dello Stornarella Calcio, vero? Assolutamente sì, oggi è stata importante questa vittoria, la volevamo, e soprattutto perché c'era tanta gente sugli spalti, quindi dovevamo dimostrare qualcosa e penso che l'abbiamo dimostrata. Ecco, una vittoria storica e un risultato importante, siete adesso a 4 punti e avete un'altra partita in casa. Per fortuna abbiamo un'altra partita in casa che ovviamente la prepareremo e cercheremo di vincere anche questa, con una squadra che oggi mi sembra che abbia vinto 8-1 fuori casa, quindi ci aspettiamo una grande squadra che ci viene insomma a dar fastidio. Credi che sia da vertice questa formazione? Io penso di sì, però ovviamente poi il campo dà le sue risposte, noi cerchiamo di dare il massimo e cerchiamo di fare tutto quello che sia possibile per vincere. Dove dovete migliorare? Sicuramente dobbiamo migliorare nel gruppo, siamo una squadra giovane perché ci sono molti giovani e quindi dobbiamo ancora imparare e dare fiducia a questi ragazzi che insomma ci stanno dando una mano, quindi dobbiamo migliorare nel gruppo, a fare gruppo. Poi vincere con la maglia della propria città è una grande soddisfazione. È un'emozione indescrivibile, soprattutto perché dopo tutto quello che c'è stato quest'estate per questa società, dimostrare ancora di riuscire a vincere con la propria maglia è veramente una grande soddisfazione. Antonio Contillo, tu sei un giocatore di tanta esperienza, così come tanti altri in questa squadra, un progetto importante, avete deciso di sposare la maglia dello Stornarella. Sì, infatti questo progetto hanno fatto una bellissima accusa, soprattutto nell'ambito di Stornarella, con tanti ragazzi, quindi ci sono molti under, juniores, davvero un bellissimo progetto che hanno fatto il signor Fiorilli, Nicola e anche l'altro, il presidente.
Comunque è una bella soddisfazione cercare di vincere con la maglia della propria città. Un campionato che, diciamo la verità, in terza categoria quest'anno sembra un po' più difficile rispetto agli altri anni. Sì, infatti, come c'era il Sant'Agata, come la squadra ospite, ci aspettavamo che era magari dura, era una partita molto dura. Peccato per la prima partita, abbiamo perso un po' di punti con il Castelluccio, però ci siamo rifatti, diciamo, oggi. L'importante è quello, i 3 punti. Dove pensate di poter arrivare? Beh, il nostro obiettivo è fare bene anche nell'ambito sportivo, quindi il nostro obiettivo è fare sempre bene ogni partita. Mister Pino De Martino, prima vittoria assoluta per lo Stornella Calcio, una grande soddisfazione. È una bella partita combattuta su tutti e due i fronti, abbiamo giocato bene sia noi che loro. Non mi aspettavo una squadra così organizzata, sia il Castelluccio domenica sia questa qui oggi con Sant'Agata, sono due squadre che abbiamo incontrato ben organizzate. Noi abbiamo fatto una bella partita, abbiamo trovato il gol, il secondo gol con Pelullo. Abbiamo rischiato qualcosina alla fine perché c'è stata l'espulsione di Pelullo, che secondo me non era d'espulsione perché gli ha messo soltanto la mano in testa, quindi ha accentuato un po' la caduta. Comunque va bene così. Un buon reparto d'attacco, un buon centrocampo, forse qualcosa da rivedere dietro? Sì, dietro dobbiamo lavorare. Purtroppo con 2 allenamenti a settimana è poco, quindi vediamo un pochettino adesso con i ragazzi, devo parlare se si riesce a fare il 3° allenamento perché c'è da lavorare. Bisogna sistemare quando dopo tanti anni gente che non gioca, 2-3 anni, poi fa le prime partite di campionato, il calcio, il campo è tutta un'altra cosa. Noi dobbiamo organizzarci meglio, dobbiamo lavorare. Quindi comunque sono fiducioso, alla lunga usciremo fuori, i ragazzi mi ascoltano, soltanto che dobbiamo impegnarci di più e lavorare di più, tutto qui. Ecco, è presto per guardare la classifica, però 4 punti in 2 partite e adesso c'è un'altra gara interna. No, la classifica lasciamola perdere, noi dobbiamo pensare solo a giocare e a migliorare domenica per domenica. Noi sappiamo l'obiettivo di arrivare più in alto possibile, quindi dobbiamo migliorare domenica per domenica col lavoro, poi alla fine quando arriviamo a gennaio, febbraio, incominciamo a vedere la classifica. Adesso andiamo avanti domenica per domenica e migliorando. Non voglio vincere le partite solo per prendere i 3 punti, dobbiamo cercare di migliorare, di lavorare di più e poi i risultati arrivano e poi vediamo la classifica finale. Una bella festa a fine partita nello spogliatoio e così anche con i tifosi, davvero tanti oggi, numerosi, con davvero una bella soddisfazione vinta. Sì, è una soddisfazione enorme per il paese, per il paese di Stornarella e per la nuova società Stornarella Calcio, perché è importante, ho visto tanti ragazzi, tanti giovani vicino alla squadra. Questa è una soddisfazione a me e alla società che ci riempie veramente di orgoglio. Marino Carchia, domenica scorsa il palo ti ha negato la gioia della vittoria, quest'oggi invece è una bella vittoria con i primi 3 punti assoluti per questa squadra. Sì, l'obiettivo è sempre quello di fare il massimo, oggi siamo riusciti a prendere i 3 punti, quindi va bene così e continueremo su questa strada. Una bella festa, fine partita nello spogliatoio, avete festeggiato tutti quanti assieme, questo sicuramente cementificherà di più il gruppo. Sì, il gruppo c'è sempre stato, la gente ci viene a vedere, quindi questo ci riempie di orgoglio, gioia e quindi noi sul campo ci sacrifichiamo sempre, perché vogliamo valorizzare il prodotto di Stornarella, siamo di Stornarella e giochiamo per lo Stornarella. Ecco, sicuramente tanti talenti, forse anche un po' sprecati per questa categoria. Ma no, vogliamo dare adito a questa categoria, quindi vogliamo giocare in questa categoria, partiamo da questa categoria, dalla terza, e sperando di andare il più in alto possibile. Una terza categoria però un po' più difficile rispetto agli altri anni, vero? Sì, sì, si incontrano belle squadre che nonostante tutto giocano un bel calcio, la giocano a terra, ripartono velocemente, quindi oggi il Sant'Agata infatti ci ha messo in difficoltà, ma ne siamo usciti vittoriosi e questo è quello che conta. Domenica prossima di nuovo qui al Comunale, 3 partite consecutive, dovete fare il massimo dei punti. Sì, certamente, il bottino in casa è fondamentale, quindi speriamo di prendere altri 3 punti, speriamo di continuare su questa strada positiva.